centro commerciale Oceano di Castelplanio, prima edizione del percorso enogastronomico. Tanta gastronomia, vino, formaggi, salumi e molto altro ancora. Scopriamole insieme. Tenuta San Martino, com'è stata questa prima edizione del percorso enogastronomico? Beh, direi molto interessante, da rifare sicuramente l'anno prossimo. E qual è stato il prodotto più richiesto dal pubblico? Il prodotto più richiesto dal pubblico è decisamente la visciola, è un prodotto locale del territorio, è andata benissimo, abbinato a un semplice dolce con un'uvetta e anice all'interno. E poi per quanto riguarda il settore del vino, chiaramente si parla di crisi ma anche di non crisi, perché è un settore molto fiorente. Cosa ne pensa riguardo? Sta andando molto bene, soprattutto all'estero. Ma anche qui in Italia è richiesto, ovviamente è richiesta più qualità e meno produzione, cioè a differenza di prima dove si guardava molto la grande quantità, ora si guarda la poca quantità ma l'alta qualità. Com'è stata questa prima edizione? Allora, sicuramente molto positiva, abbiamo ricevuto molta collaborazione, quindi siamo stati molto contenti. Promozione, noi diamo la macchina in comodato d'uso gratuito e il cliente paga esclusivamente il caffè che consuma. E continuano le degustazioni. Com'è andata questa prima edizione del percorso enogastronomico? Come prima volta è andata molto bene e quindi sono soddisfatta. Percorso enogastronomico, ma non solo gastronomia, ma anche auto. Come è stata questa prima edizione? Diciamo positiva, anche perché il tempo è stato buono e quindi l'afflusso di gente è stato di più rispetto a quello che magari uno prevedeva, essendo la prima edizione, comunque diciamo positivo. Qual è il prodotto più richiesto dal mercato nell'ambito automobilistico?
Oggi sì, il cliente viene da noi e cerca prevalentemente una macchina a metano, anche perché la zona si presta per questo tipo di alimentazione e poi perché oggi si guarda molto al consumo piuttosto che all'estetica o altre cose. Ad aprire il percorso enogastronomico anche l'apertura dei nuovi locali di Sportim. Come è andata questa nuova apertura? Perché in tempi di crisi ci si amplia i propri mercati. È stata faticosa perché ci siamo trasferiti dai vecchi locali ai nuovi in 3 giorni e comunque è una, diciamo, una prova che dovevamo fare per poter lanciare il nuovo negozio, i nuovi marchi e quindi provare anche con marchi nuovi come Adidas e con vecchi marchi più economici un po' per le tasche di tutti i clienti. E questo è uno dei tanti eventi promossi qui al Centro Commerciale Oceano di Castelplanio. Ogni mese un evento molto interessante. Continuate a seguirci su Facebook, sull'utenza Divertimento Centro Oceano Castelplanio e restate aggiornati con noi. Arrivederci.